A Porto Mantovano, la notizia è del maggio 2015, venne riconosciuto, almeno in quel primo grado di sentenza giudiziaria, la morte del povero Garofalo, il ragazzo ucciso a soli 22 anni dopo il servizio di leva, riconosciuto al Ministero della Difesa. In buona sostanza, Alessandro Garofalo, il giovane di Porto Mantovano, morto il 25 marzo del 1993 a soli 22 anni, proprio per colpa dell'uranio impoverito. La storia d'Alessandro ce la racconta ai nostri microfoni questa mattina proprio il fratello Massimiliano. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. E grazie per aver accettato il nostro invito, Massimiliano. Grazie È una delle storie che tocca di più con i nostri redattori. Prima di entrare in diretta con lei, abbiamo visto il 93, quindi fu una delle vittime nell'immediato, insomma, l'uranio impoverito colpì e uccise suo fratello in un turno di tempo estremamente ridotto, estremamente corto. Io le lascio subito la parola perché possa essere lei a ricostruire la storia di suo fratello. Prego. Intanto le dico che sono un po' emozionato perché raccontare la storia del fratello è sempre un po'. C'è sempre il cuore che batte forte. E niente, mio fratello ha fatto il servizio militare di leva obbligatorio, cioè la famosa naiade che era una volta, e quindi non era né volontario e non era neanche stipendiato. È la leva che abbiamo fatto tutti noi. E ha fatto il servizio militare nel comando compagnia Genio Guastatori Ariete di Magnago, sotto la 132esima Brigata Corazzata Ariete a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Congedato nel 91, tornato dal militare, poco dopo si è ammalato, ha cominciato ad avere dei sintomi della malattia, gli si è gonfiato linfonodo sul collo e il 25 marzo del 93 è morto a causa del linfoma di Hodgkin. Per 8 anni non abbiamo collegato la morte al servizio militare, abbiamo pensato che fosse stata o sfortuna o destino. Solo che dopo, nel 2001, gennaio 2001, è scoppiato mediaticamente il caso dell'uranio impoverito, c'era stessa una notizia che faceva dei servizi e c'erano dei ragazzi che si erano ammalati nella stessa maniera di mio fratello. E io subito ho pensato, ma come mai questi ragazzi si ammalano? La stessa malattia di mio fratello, e mio fratello ha fatto il militare. Allora ho incominciato a comprare giornali, ad informarmi e scartabellando un po' di carte ho trovato un'interrogazione parlamentare dell'ex questore della Camera dei Deputati ed ex presidente regionale del Consiglio Friuli Venezia Giulia che diceva che dove era mio fratello in quel periodo lì, nel poligono, in quella zona lì. Si erano esercitati degli aerei A-10 utilizzando munizionamento all'uranio impoverito. Ho subito contattato il parlamentare, ho chiesto un incontro e mi sono trovato in Friuli dall'onorevole Ballaman il 12 febbraio del 2001. Ha guardato le mie carte, ha dato un'occhiata e ha presentato subito un'interrogazione parlamentare. Sto qui davanti, il succo è come richiamato da precedenti mie interrogazioni, nel periodo giugno 90, gennaio 91, prima della guerra del Golfo, fu effettuato presso il poligono Dandolo un'intensa attività di esercitazioni anche con aerei A-10 che notoriamente utilizzano munizionamento d'uranio impoverito. Il geniere Garofalo Alessandro della 132esima Brigata Corazzata Ariete ha prestato servizio tra il 4 giugno del 90 e il 9 maggio del 91 nell'area maniaghese presso cui esiste il poligono di Tiro d'Andolo. Il sopracitato Garofalo, nato il 14 settembre del 70, è deceduto il 25 marzo del 93 a seguito di linfoma di Hodgkin. Si chiede di valutare l'inserimento anche di questo caso. E dopo aver presentato l'interrogazione mi ha fatto una confidenza dicendo che assieme a mio fratello c'erano due ufficiali in chemioterapia dal 94. Poi mi ha raccontato altre cose, però penso insignificanti. L'anno dopo, nel 2002, mi ha mandato a casa il giornalista della RAI, Sigfrido Ranucci, è venuto a casa mia, ha fatto il Rai servizio. News, che Rai News ricordo, 24. Sigfrido è un ottimo giornalista, anzi, è uno dei pochi che si distingue. Spero sia stato all'altezza di questo ricordo. Sì, che tra l'altro quando è venuto a casa mia, mi ricordo che sorridendo mi aveva detto: Garofalo, lei è il più tranquillo di tutti perché ha dietro il parlamentare. Da allora, calato il sipario sulla vicenda di mio fratello, cioè, da allora c'è stato un silenzio assordante. Sono state presentate altre tre interrogazioni
e praticamente non è, cioè non è stato più, cioè è calato il sipario, non ho più. Le interrogazioni, Massimiliano, anche sì, perché ci prendiamo insomma il tono assolutamente confidenziale della chiacchierata, qui è in famiglia, sì, siete in famiglia, ci mancherebbe altro. Le interrogazioni parlamentari, ne parlavo al convegno di sabato a Terba sulla giusta e corretta informazione riguardo le vaccinazioni, le interrogazioni parlamentari sono una cosa più inutile che ci possa essere, credo che la famiglia Garofalo, e tu l'hai riscontrato, no? Dalla tua esperienza, insomma servono soltanto a far bella figura inizialmente al parlamentare che la presenta, l'interrogazione parlamentare è il nulla in buona sostanza se non c'è dietro tutta un'attività. Che voi ovviamente come familiari e tu come fratello di Alessandro da molti anni state ovviamente mettendo in campo. Allora la cosa che colpisce, perché ci scrive Augusto ci scrive dalla provincia di Catania e dice: se non ho capito male, il fratello del ragazzo morto sta parlando di un militare che non era sulle zone di guerra. No, non era sulle zone di guerra. No, era... Stava facendo il servizio di leva comune, quello che avete fatto tutti, io non l'ho fatto, ma molti lo hanno fatto, quelli della mia generazione lo hanno fatto il militare. Sì, confermo, era a Maniago, vicino alla base militare americana di Aviano, e ha fatto il servizio. Cosa faceva, quali erano i sogni di suo fratello? Perché poi dopo il servizio, ripeto, si faceva il servizio militare, era obbligatorio, un anno. Poi qual era il sogno di suo fratello? Cosa voleva fare realmente? Mio fratello era sempre positivo, ogni cosa che gli capitava lui la prendeva di petto, ci si buttava dentro con cuore, con anima, e era un grande, cioè io ce l'ho avuto come fratello, però per me è stato anche come un padre, perché proprio era il fratello maggiore che però dimostrava molti più anni di quelli che aveva, era... non so come spiegare. Che lavoro faceva? Faceva il carrozziere. Oh, come mio padre, come mio padre, pensa. E tra l'altro, anche lì, adesso che mi è venuto in mente, adesso che mi ha chiesto questa cosa qua, non so il perché, nel fascicolo del militare, loro avevano scritto che lui era manovale di miniera di cava. E mi ricordo che mio fratello, quando era venuto a casa... No, è gravissimo questo, perché il manovale di miniera di cava respira... no, è gravissimo. Comunque avete dei buoni avvocati, mi sembra, giusto? Sì, abbiamo... Sì. Siamo in mano dei buoni avvocati. No, era rimasto anche lui, perché mi ricordo quando è venuto a casa mi fa... Massimo, sai, ho la malattia dei minatori... E poi mi aveva fatto presente che c'era scritto sul fascicolo che avevano scritto la militare manovale di miniera di cava. Sentite i criminali cosa hanno fatto, no? I criminali preventivamente avevano manomesso, avevano mistificato, depravato, corrotto i dati del povero Garofalo, proprio perché tanto si ammalano, loro lo sapevano, e quindi lo sapevano loro. Loro lo sapevano che avrebbero ucciso i nostri ragazzi. Questi sono criminali. Col senno di poi posso anche pensare così, perché... Col senno di poi, giustamente lei pensa quello che vuole, ma se io penso... cioè, criminali, non c'è altra spiegazione, un carrozziere diventa minatore, di che parliamo? Così, dopo noi abbiamo fatto questa causa anche adesso, siamo in mano a questo avvocato perché ce l'ha consigliato la presidentessa dell'ULMS di Mantova, l'Unione Nazionale Mutilati Servizio, e siamo andati in mano all'avvocato e abbiamo vinto la causa di primo grado. E solo che ovviamente il ministero ha fatto ricorso, come ho sentito che ha fatto a tutti i ragazzi, ho sentito che tutti sono capitati nella mia stessa situazione, che ha fatto ricorso. E all'inizio, un mese fa, due mesi fa, hanno detto che mio fratello non era mai andato al poligono. Poi noi abbiamo presentato le carte che parlano di decreti sgombero poligoni di tiro. Il mese scorso, in un'altra udienza, hanno detto sì, è andato al poligono, però in quel poligono sparavano con pistole piccole. E in realtà il poligono del Dandolo è vicino a un altro poligono, Cellina Meduna, che probabilmente mio fratello andava anche in questo, perché essendo quello che sgomberava i poligoni, probabilmente ha frequentato anche il Cellina Meduna. Certo. E lì c'è una risposta del ministro Pinotti che dice che nel Cellina Meduna, nel poligono, ci sono quattro bersagli contaminati da torio 232 di origine artificiale, non naturale, quindi compatibilmente con le esercitazioni dovute negli anni. E quindi, cioè, se anche loro dicono che dove era mio fratello in quel poligono lì non hanno sparato, cosa che però
basta andare in un qualsiasi forum in internet, c'è scritto che gente ha visto sparare con gli aerei in quella zona lì. Ma praticamente io mi trovo, con mio fratello ci troviamo in questa situazione qua, che negano che siano stati utilizzati armi in quei poligoni. Che vergogna, vergogna. E qui c'è Alberto da Siena, dice addirittura, è tutto chiaro, il carrozziere che diventa minatore. Un conto è pensare chi va in missione di guerra, io rispetto francamente per tutti, Alberto, ci mancherebbe altro, e un conto è morire. Anche ragazzi, questa storia, no? Salvo Cannizzo, disse sì, io ci sono andato per soldi lì, ma questo Stato ha costretto anche i nostri ragazzi a fare delle scelte così estreme. E io sto con i ragazzi, io sto con chi non c'è più, a difendere la loro memoria, a non gettarle tra le cose perdute per sempre. Quindi per quello che riguarda i morti dall'uranio, i danneggiati da vaccini, io starò sempre con questa gente, perché è stata carpita la loro totale buona fede e qualche volta anche il bisogno estremo di sopravvivenza di questi ragazzi, perché no? E poi molti l'hanno fatto perché hanno creduto. Indossare, io non l'ho mai indossata, ma credo che per molti ragazzi indossare una divisa militare significava anche sentirsi parte di un paese, di una terra, no? Quindi io la penso in maniera assolutamente diversa da lei, da Alberto, ma guai se qualcuno le impedisse di esprimere la sua opinione. Io difenderò la sua opinione fino alla morte, pur non essendo assolutamente d'accordo con lei. È evidente che qui c'è una storia completamente diversa, qui un ragazzo che addirittura non è andato in nessuna zona di guerra. Tra l'altro, mi perdoni Massimiliano, cioè ha parlato di suo padre, dice per me Alessandro è stato come un padre, purtroppo nel maggio del 2015, un mese prima proprio della sentenza, di quella sentenza che sanciva anche la vostra iniziale vittoria in questo processo che sarà lungo, è venuto a mancare proprio suo padre, giusto? Sì, non ho fatto in tempo a gioire della sentenza di primo grado. Di primo grado, per questa cosa. Io e mio fratello non abbiamo mai avuto la mamma, perché mia mamma da giovane ha fatto un'altra scelta, è andata a abitare a Milano, e quindi mio padre da solo ha tirato su me e mio fratello da solo e ci ha tirati grandi. Dopo e abbiamo incominciato insieme la battaglia per riconoscere che Sandro era morto, che era un eroe. Abbiamo incominciato insieme nel 2001 ed è morto un mese prima che c'è stata questa prima... Questa è la sentenza di primo grado. Massimiliano, salutandola, poi noi rimaniamo a vostra totale disposizione per questa inchiesta. Troppo gentili. Ma che gente, ci mancherebbe... Mi fa piacere pensare che papà ha goduto da un'altra parte dell'infinito, questo momento, ok? Ok. Massimiliano, un abbraccio grande, grazie di cuore per aver condiviso con noi la storia di tuo fratello, di Alessandro, questo ragazzo morto per colpa dell'uranio impoverito, perché il servizio di leva, quello che era obbligatorio, Alessandro l'ha svolto nel poligono di Dandolo, dove c'era l'uranio impoverito. Venendo a contatto con l'uranio impoverito, ha contratto proprio la sindrome di Hodgkin's credo, giusto? È morto di questo, no? Esatto, a soli 22 anni. Teniamo viva in sede di giustizia, in sede di coscienza e di memoria civile la storia di Alessandro e di tutti i ragazzi vittime dell'uranio impoverito. Massimiliano, buona giornata e a presto, grazie. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, grazie a Massimiliano Garofalo.